ma tanto ormai è passato, per gli altri sei imbattibile. Tutto bene. Il giorno dopo, dai, dopo la partita si può dire, prima non l'avete detto mai. C'è quella di ritorno. In casa, diciamo in casa. Vabbè, diciamo che sicuramente grazie al presidente e alla società oggi, diciamo, sono derby un po' più equilibrati, no? In questi ultimi tre anni sono stati derby più equilibrati, dove si sentiva la possibilità di vincere, di vincerli, e quindi probabilmente l'unico mio merito può essere quello di averli mentalizzati su questa partita a dovere, perché sappiamo quanto è importante per questa città questa partita, perché non è solo una partita di calcio, ha tante altre sfaccettature che voi conoscete meglio di me, che io ho imparato sentendole da voi e ovviamente ho fatto mie per poterle poi trasmettere ai miei ragazzi. Devo dire che loro sono stati molto bravi, io ieri avevo messo un po' la faccia, perché se fosse andata male magari mi sarei presa qualche, come dite i gatterni, qualche paraculata, no? E invece i ragazzi sono stati bravi a fare quello che io gli avevo chiesto, perché sapevo che la partita non sarebbe stata bella. Il Perugia non è squadra che ti fa giocare bene, e quindi i ragazzi hanno un po' accettato di mettersi sullo stesso piano, andando a lottare su ogni pallone come avevamo promesso, e di vincerla sull'episodio come ci aspettavamo. Potevano segnare loro sul calcio di rigore, noi, come è successo domenica a Parma, siamo rimasti in piedi, e poi abbiamo sfruttato noi il nostro di calcio piazzato, andando a fare gol sulla punizione. E poi onestamente il secondo tempo non abbiamo sofferto più di tanto, perché non ricordo un paio di mischie, un paio di rimpalli in area di rigore, però non ricordo delle azioni particolarmente pericolose del Perugia, e questo certifica un po' la nostra vittoria. Poteva vincere anche il Perugia, magari se avesse segnato, è vero che mancava ancora tanto, però se avesse segnato sicuramente sarebbe stata una partita diversa, no? Però così non è stato, abbiamo segnato noi, abbiamo legittimato, e forse qualche volta abbiamo anche avuto la possibilità di andare anche sul 2-0, però diciamo quello che è importante queste partite è il risultato. Voi non segnate, e questa necessità di fare il risultato ti toglie un po' di spensieratezza, e il nostro obiettivo ora è cercare di riportare. Ora abbiamo un equilibrio difensivo importante, come ho detto in conferenza stampa ieri, prima di questa partita eravamo la prima squadra per palloni intercettati, perché ovviamente stiamo in campo più stretti, più corti e più compatti, e questo ci aiuta nel recupero palla. Piano piano dobbiamo tornare ad essere anche dilaganti quando abbiamo la palla. Ora spero che queste giornate ci siano servite per dare l'importanza alla fase difensiva. Ora dobbiamo cominciare anche a, non dico a tornare quelli di 2 anni fa, però a tornare un pochino più continui nella nostra azione offensiva. Mister, se cambia il campionato della Ternana dopo queste 2 giornate, che segnale vuole mandare e ha mandato dopo queste 2 vittorie a Ternana agli avversari? Beh, intanto penso per la prima volta negli ultimi anni siamo in zona playoff, è vero che siamo solamente alla sesta partita, però fa già un certo effetto vederci lì. Il segnale secondo me non lo mandiamo tanto oggi, ma lo manderemo la prossima settimana a Cittadella, perché quella è un'altra partita. Ci sono 4-5 squadre dentro questo campionato, che una è anche il Perugia, perché poi Castori è un bravissimo organizzatore della fase difensiva delle proprie squadre, e di, diciamo, subito giocare in verticale, no? Abbiamo visto anche oggi questa palla lunga cercata praticamente sempre, e hanno centrocampisti bravi sulle seconde palle, e domenica prossima incontreremo un'altra squadra con queste caratteristiche. Noi, se siamo pronti
per giocare con le partite, con le squadre che giocano, non abbiamo problemi. Lo si è visto domenica a Parma. Se ci lasciano giocare, noi giochiamo, giochiamo anche bene. Quando trovi squadre che si chiudono tutti dietro linea palla e non riusciamo a trovare le imbucate centrali, ovviamente facciamo un po' di fatica. Noi oggi ci abbiamo provato il primo tempo cercando sempre questo cambio di gioco continuo da terzino destro a terzino sinistro, perché volevamo sfilacciarli un po', no? L'abbiamo fatto tantissime volte, l'avevamo preparata, perché era l'unica maniera per tirare via qualcuno di loro, perché poi addirittura con Juan a fare il trequartista, insomma, erano ancora più abbottonati, era per noi veramente complicato riuscire a segnare probabilmente su azione, perché loro si difendevano molto bassi con tanti uomini dietro linea palla e onestamente non era semplice. Mister, a proposito di segnali, mi ha colpito il cerchio intorno alla squadra che di solito fa alla fine, stavolta l'avete fatto anche all'inizio. Poche parole precise, l'ultima raccomandazione, soprattutto un segnale secondo me per lo stadio che infatti si è infiammato subito. Una scelta anche questa per, non lo so, sottolineare la voglia di entrare in clima derby, una sì, partita speciale, qualche raccomandazione particolare? No, tre parole giustamente come hai detto te, per caricare ulteriormente, per far vedere che ci tenevamo a regalare una gioia a questa città per i motivi che ho citato prima, e soprattutto aver visto i ragazzi non togliere mai il piede su nessun contrasto, e questa è la cosa più bella che mi appaga, perché poi per me il calcio è questo, oltre ai contenuti tecnici, ma se non hai una base solida di cattiveria agonistica diventa complicato, soprattutto in queste partite. Mister, quest'oggi hanno visto i Liberati come se lo ricordavo. Io mi auguro i Liberati di vederlo così anche alla prossima partita in casa, perché vuol dire che staremo continuando questa striscia di risultati che ci devono dare la continuità per giocarci anche noi in silenzio, senza fare tanti proclami come fanno altri, diciamo in silenzio, piano piano, a fari spenti, giocarci le nostre possibilità senza mettere limiti a niente. Penso al post Modena, mister, a questo post derby, no? Sembrano due mondi lontani, anni luce, come senti, mentre come tu in quel momento dopo Modena eri secondo me nervoso ma non preoccupato, perché sapevi che c'erano le carte in regola. Adesso ti preoccupa magari il fatto di avere un po' a freno l'inevitabile entusiasmo che c'è, insomma, perché è giusto che ci sia. Guarda, la sosta viene a pennello, quindi era proprio la partita giusta. E non sono mai stato preoccupato, perché non è nei miei due anni precedenti che abbiamo mai avuto queste partenze, le partenze della lepre non ce le abbiamo mai avute. Però un po' nervoso sì. No, io mi innervosisco anche quando perdo a chi sputa più lontano, quindi anche senza scommettere niente, però se si dice giochiamo a chi sputa più lontano, io voglio vincere, ma non perché ho vinto, anzi io non ho vinto tantissimo, ma perché ho perso tanto, quindi so quanto fa male la sconfitta e non voglio, e per me ogni volta che perdiamo una partita sono una settimana di insonnia, perché è un qualcosa che io ripudio, non riesco a gestirla. Senti, hai recuperato due giocatori, Famigli e Partipilo, in settimana. Personalmente pensavo che ne utilizzassi uno soltanto, evidentemente stavano proprio bene. No, l'ho detto ieri in conferenza stampa, è stato un eccesso di precauzione, perché loro non hanno avuto nessun tipo di né contrattura né lesioni muscolari, c'è stato un affaticamento muscolare, quindi ovviamente a ridosso della partita di Parma, considerando che c'era il derby, insomma, a Parma sapevamo che potevamo incontrare una squadra che giocava, oggi sapevamo che incontravamo magari una squadra che giocava più in verticale, era più necessario averci un bel attaccante centrale di 2 metri lì a fare a sportellate, perché sennò diventava difficile oggi riuscire a entrare nelle maglie del Perugia. Per quattro incerne, diciamo, parlavamo con Giovannetti ieri sera, no? Sulla conferenza stampa di ieri, un Lucarelli, diciamo, sereno rispetto ad altre conferenze stampa, meno nervoso, più sereno, più tranquillo, perlomeno la nostra considerazione. Da che era dovuta, se siamo nel giusto, a questa serenità, a questa tranquillità? No, perché comunque
quest'anno c'è, da parte nostra c'è una consapevolezza diversa rispetto all'anno scorso, e questo ci aiuta tanto. Poi devo dire che anche il nostro mental coach ci dà una mano un po' a tutti, no? Perché... infatti ce ne chiedevo, forse ci darà anche un po' di il lavoro anche del mental coach. Assolutamente, oggi addirittura il presidente a fine partita ci ha fatto complimenti, penso che era la... penso era qualche anno che non ce li facevi, quindi no sta dando i suoi frutti, perché è riuscito a cambiare anche il presidente, perché lui parla molto anche col presidente. E quindi l'avete preso voi per il presidente? Come? L'avete preso voi il mental coach per il presidente? No, in effetti diciamo gestiamo tutto con molta più serenità, anche in momenti di difficoltà che ci possono essere stati, perché quando vai a Modena e prende 4 gol non è il massimo della vita, però è lì che secondo me si vede se il germe è sano, perché nei momenti di difficoltà, se si rimane tutti uniti, si va avanti, si reagisce, come poi questa squadra sotto la mia gestione ha sempre reagito, no? Quando abbiamo preso delle bastonate, poi la settimana dopo abbiamo sempre rimediato, e questo è un po' il mantra di questi ragazzi, e però anche un aiuto da Eugenio Vassalle ovviamente si sente, comincia a sentirsi anche il lavoro del mental coach, come si incomincia anche a vedere il lavoro fisico, e uso un termine che ha usato Castori, il tempo gioca a nostro favore, perché nel momento in cui saremo tutti al massimo ovviamente avremo tante possibilità di attingere la nostra rosa. L'ultimo se c'è, prego. L'Ines, cioè nel senso l'apporto dei nuovi, e poi Donnarumma e Moro a 5 minuti dalla fine, non tante squadre in Serie B possono permettersi questo, vuol dire che anche restare comunque del lavoro se ne è stato fatto tanto. Sì, noi abbiamo migliorato la squadra, io l'ho detto 2 settimane fa, perché abbiamo la possibilità, come avevamo un po' in C, di avere, per esempio in C avevamo 3 attaccanti tutti con caratteristiche diverse, no? E quest'anno con l'ingaggio di Favilli siamo riusciti intanto a prendere giocatori di Serie A, perché Favilli, se noi lo rimettiamo in pista, è un giocatore che l'anno prossimo giocherà in Serie A, e quindi ovviamente si vede nella gestione della palla, si vede nei contrasti, si vede come la mette giù, come ti fa salire, come ti dà la possibilità di avere sempre un terminale, un riferimento offensivo, che quando incontri magari squadre che ti pressano a 1000 all'ora ti dà questa possibilità di giocata, no? E così come Donnarumma, così come Pettinari, così come Partipiro, in effetti abbiamo 9 attaccanti, no? Quindi diciamo sicuramente se devo fare delle sostituzioni durante la partita, il reparto offensivo è quello che mi preoccupa meno, no? Perché direi che lì c'è materiale a disposizione, e speriamo di recuperare Stefano Pettinari presto, perché ovviamente quando c'hai tanti giocatori bravi in quel reparto, e magari oggi a 5 minuti alla fine, però magari perché il tipo di partita lo richiedeva, però magari a volte a mezz'ora dalla fine levi, che ne so, Favilli e Partipilo, metti Falletti e Donnarumma o Pettinari e viceversa, insomma sbizzarritevi voi su tutte le situazioni che ci sono, direi che per un allenatore è un bel affrontare le partite. Favilli è l'attaccante che più assomiglia a Lucarelli tra tutti quelli che ha allenato? Come caratteristiche sì. Come su alcune caratteristiche sì, io ero un po' più ignorante, però lui è giovane, può ancora diventare. C'ha solo un difetto, purtroppo. Non si può dire. Immaginiamo. Grazie a tutti.